Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete meglio di me, purtroppo quest'estate è praticamente finita, ormai sta per iniziare la scuola, sta per ritornare settembre, ritornerà la nostra solita routine e quindi sono qui per portarvi il primo video back to school, che in particolare sarà quello dedicato agli outfit. In uno dei miei scorsi video, una di voi mi aveva commentato se potessi fare un video dedicato agli outfit, quindi ho colto il momento per fare un video dedicato agli outfit, ma back to school. Anche se in realtà io ho finito la scuola, ho fatto la maturità quest'anno, quindi questi outfit che vi farò vedere non potrò utilizzarli, o meglio, li utilizzerò, ma non per andare a scuola. Come sapete, non tutti sanno, in realtà l'ho detto in un video, ho deciso di non frequentare l'università, ma mi cercherò un lavoro, speriamo di trovarlo. Quindi alcuni di questi outfit, non quelli troppo tuta, felpe, eccetera, ma quelli un pochettino più eleganti, tra virgolette, potrò usarli anche per andare a lavoro. Poi in realtà dipende che lavoro troverò. Diciamo però che questi outfit che vi farò vedere sono quelli che praticamente ho utilizzato di più lo scorso anno scolastico e con cui mi sono trovata benissimo. Ho cercato di conciliare sia la bellezza, quindi un outfit bello, ma allo stesso tempo anche comodo, perché come sapete a scuola sì, ok, avere un outfit bello ci sta, però soprattutto la comodità. E quindi sono qui per darvi un po' di consigli, spero che vi saranno utili. Fatemi sapere nei commenti quale dei prossimi outfit preferite, quale userete, fatemi sapere. Inizierei dai due outfit più comodi, ovvero quelli composti dalle tute. Passerei ai jeans e so benissimo che ci sono due fazioni, due team contrapposti, ovvero jeans skinny e jeans comunque più larghi, più comodi. Io so che molti di voi mi odieranno, ma sono team jeans skinny, penso che con il mio tipo di fisico ci stiano meglio. Però comunque in realtà quest'anno ho iniziato a sperimentare anche un po' con i jeans e anche con i leggings a zampa. Ho anche un jeans in particolare proprio a... Non so neanche il termine, come possiamo dire. Sull'etichetta del jeans c'è scritto mom jeans, quindi quelli un po' più larghi. E adesso vi farò vedere una serie di outfit con tutti questi pantaloni partendo dai jeans skinny. Vi propongo due outfit, uno con una magliettina più aderente, comoda ma allo stesso tempo più elegante, più fine, e l'altro invece con una felpa, quindi molto più oversize, più comodo e soprattutto più caldo, quindi va bene anche per dicembre, gennaio, febbraio. Ammetto che non so scegliere quale preferisco, anzi mi piacciono entrambi, non so neanche se sono team felpe o team magliettine perché veramente le uso entrambe 50-50, quindi vi lascio agli outfit e fatemi sapere quale preferite nei commenti ovviamente.
passerei ora all'outfit con i mom jeans, che sono in particolare dei jeans bianchi con degli strappi, che ammetto di non aver usato tantissime volte perché appunto mi trovo meglio con i jeans skinny, però comunque quando scelgo l'outfit giusto con questi jeans mi piace molto indossare anche questo. Ma non per importanza, perché sono dei tipi di pantaloni che quest'anno ho usato veramente tanto. È il primo anno che li ho scoperti, ma veramente soprattutto i leggings a zampa li ho usati tantissimo rispetto ai jeans, però anche i jeans li ho usati. I jeans diciamo di più per uscire, non tanto per andare a scuola, ma i leggings per andare a scuola li ho usati veramente tantissimo. E appunto sto parlando dei pantaloni a zampa, che sono molto 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 belli, fini, eleganti, ma allo stesso tempo comodissimi. C'è una mosca che gira. Tranquillamente. Sentite i bambini sotto che urlano. È da stamattina, è proprio stamattina. Dicevo che stavo parlando dei pantaloni a zampa. Vi lascio due outfit. Fatemi sapere sempre quali dei due preferite. Eccomi qui di nuovo, gli outfit che avevo da mostrarvi sono finiti, spero che vi siano piaciuti. E il video è finito, spero che vi sia piaciuto, specialmente spero che vi siano piaciuti gli outfit, che troverete ispirazione per i vostri outfit per la scuola. Io purtroppo non potrò più farli, sono un po' triste, lo ammetto. Lasciate un like, un commento, seguitemi su tutti gli altri social che vi lascio sotto nell'info box e iscritti qui. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!